Buongiorno a tutti, molto piacere che siamo un po' in famiglia e inizio dal titolo di questa nostra conversazione di oggi, che è Paleolitico Contemporaneo, che è un titolo un po' singolare, perché tra il Paleolitico, che è il primo lunghissimo periodo della preistoria, e la nostra contemporaneità, in effetti c'è un abisso temporale, c'è una distanza temporale infinita, siderale. Però la scoperta del Paleolitico e in particolare dell'arte del Paleolitico superiore, che è l'ultima fase paleolitica, che è un periodo che va grosso modo da 40 a 12.000 anni fa, ora questa scoperta è contemporanea alla irruzione sulla scena della cultura europea delle cosiddette avanguardie storiche. Una scoperta che ha influenzato profondamente, affascinato profondamente moltissimi artisti dell'avanguardia. E di questo questa sera parleremo. Ora, con avanguardie storiche si intendono quei movimenti, non solo artistici ma anche letterari, che nascono, che operano nei primi tre decenni del Novecento. I 30 anni del Novecento, per intenderci gli ismi, cubismo, futurismo, dadaismo, surrealismo, espressionismo e molti altri si intende, quei movimenti che si presentano per lo più con dei manifesti programmatici molto diversi tra di loro, movimenti che hanno all'interno delle personalità artistiche molto diverse, ma che hanno, almeno a mio avviso, almeno due elementi comuni, potremmo dire due minimi comuni denominatori. Da una parte la convinzione della necessità di una profonda rottura con la tradizione artistica occidentale. La tradizione, il linguaggio della tradizione artistica occidentale viene considerato un linguaggio ormai totalmente saturo, un linguaggio che ha esaurito tutta la sua carica creativa, un linguaggio inadeguato a esprimere il clima della contemporaneità. Questo è un elemento forte delle avanguardie. Una situazione che esige la messa in campo di nuove forme della creatività artistica, espresse spesso in maniera profondamente provocatoria. Pensiamo qua, ad esempio, alla prima mostra dadaista. All'ingresso di questa mostra dadaista c'era una scure e coloro che entravano erano invitati a usare la scure contro le opere d'arte. Ecco, quindi una provocazione si intende. Il secondo momento, che a comune, a mio avviso, a molte avanguardie, non tutte, è la volontà di un ribaltamento anche della visione del mondo. Una nuova collocazione, potremmo dire, del fare artistico all'interno di un progetto in molti casi sovversivo anche sul piano sociale. E qui pensiamo al nostro futurismo, e qui pensiamo a Marinetti. Ora però, questa volontà di azzeramento della tradizione occidentale in realtà ha teso, in moltissimi casi, a rifarsi a tradizioni artistiche considerate come alternative, considerate come totalmente altro, non soltanto sul piano stilistico-compositivo, ma anche sul piano del ruolo dell'arte dentro la società. E qui pensiamo al primitivismo delle avanguardie, la fascinazione del lontanissimo nello spazio, le maschere africane, gli idoli dell'Oceania, l'arte etnica in generale. Un'arte, questa arte etnica, effettivamente intrisa di pratiche magiche, un'arte immersa nei rituali, quindi un'arte lontana dalle valenze puramente estetiche legate al gusto, legate alla fruizione del bello, tematizzate dalla modernità. Tra l'altro, proprio a partire
dalla fine, ecco, no? L'arte etnica. Peraltro, proprio a partire dalla fine dell'Ottocento, si aprono in Europa i grandi musei etnografici. Il Trocadéro di Parigi, che si arricchisce poi via via di grandi collezioni etnografiche. Un museo molto visitato dagli artisti, non solo dagli artisti parigini, perché Parigi in questo momento è un grande faro attrattivo delle avanguardie, è un grande polo di richiamo degli artisti internazionali. Tra l'altro questo interesse etnografico non è solo francese, bisogna dire che negli stessi anni in cui si apre il Trocadéro, a Roma abbiamo un museo Pigorini ricchissimo di collezioni etnografiche. Gli stessi artisti in molti casi diventano i collezionisti. Il Trocadéro, quando poi si va arricchendo, no, di grandi collezioni, arriverà poi oggi a essere il museo dell'OM. Ora dicevo, anche molti artisti diventano dei collezionisti d'arte etnografica. Qua siamo nello studio di Apollinaire, il primo grande poeta delle avanguardie, e come loro possono vedere in questo studio c'è una gran bella collezione di maschere africane. Ora, per quanto riguarda invece il versante più propriamente pittorico, parliamo di un'opera notissima, che è Le Demoiselles d'Avignon. Le Demoiselles d'Avignon, alcuni critici, siamo nel 1907, Picasso, alcuni critici hanno individuato proprio in questa opera l'avvio del cubismo, una individuazione molto problematica. Comunque è certamente un'opera di rottura, ma è un'opera di rottura non sul piano del soggetto rappresentato. Chi sono queste demoiselles? Queste demoiselles sono le prostitute, perché la Rue d'Avignon era a Barcellona una via con una casa di tolleranza. Però questi soggetti, allora considerati un po' equivoci, ma erano già stati ampiamente rappresentati nell'Ottocento, ampiamente, un termine che io non amo, sdoganati nell'Ottocento. Le fleurs du mal de Baudelaire, se pensiamo in ambito pittorico, pensiamo a una bellissima tela di Toulouse-Lautrec. Qua è la visita a Rue de Moulin, e qua siamo a Parigi, e Rue de Moulin era una strada in cui c'era una casa di tolleranza. Anzi, da un certo punto di vista, questa opera è più scabrosa, la visita medica delle prostitute. Però certamente Toulouse-Lautrec è un grandissimo pittore, molto innovativo. Pensiamo alle affiche di Lautrec, pensiamo alla sua suggestione dell'arte orientale, ipponica di Lautrec. Però in fondo Lautrec è un post-impressionista, si inserisce ancora in una linea figurativa relativamente tradizionale. Mentre se noi andiamo a vedere l'opera di Picasso, qui c'è una differenza del linguaggio figurativo notevole. Loro possono vedere che le due demoiselles a destra hanno dei volti che riprendono le maschere africane. Quelle maschere che l'anno prima Picasso aveva visto al Trocadéro, era andato a visitare al Trocadéro. Però di questo primitivismo delle avanguardie, su questo primitivismo delle avanguardie, ci sono amplissimi studi, quindi noi non parleremo di questo tema, anche se questo tema si interseca con la nostra riflessione di questa sera. Perché accanto alla fascinazione del lontanissimo nello spazio c'è un'altra forte fascinazione, meno indagata, che è la fascinazione del lontanissimo nel tempo, l'arte delle origini. Anzi, potremmo dire che sia lontanissimo nello spazio che lontanissimo nel tempo diventano in questi anni per le avanguardie due elementi catalizzatori di una rifondazione dell'arte. Che si intersecano, che si intersecano. Quindi quando parliamo del lontanissimo del tempo, dell'arte delle origini, parliamo del paleolitico, parliamo della preistoria, in particolare del paleolitico. E qui è necessaria una rapidissima premessa sullo status delle conoscenze dell'arte preistorica di quel periodo.
purtroppo devo dire molto molto rapida. Ora diciamo che la scoperta del paleolitico, anche Modigliani, non è che soltanto sia Picasso, Modigliani che ha dei moduli compositivi molto diversi, la stessa fascinazione per le maschere africane. Ora, tornando al nostro, alla nostra preistoria, la scoperta della preistoria avviene nel secondo Ottocento, ed è una scoperta importante che non solo modifica le nostre acquisizioni scientifiche, ma è una scoperta destinata a modificare profondamente anche il nostro immaginario, no? È una scoperta che modifica le nostre categorie di pensabilità del tempo, la nostra percezione della temporalità. C'è un orizzonte temporale che si allarga a dismisura, Nel secondo Ottocento la modernità scopre che la Terra ha avuto un bellissimo periodo in cui il vivente non c'era, in cui la Terra era dominata dall'organico, e poi milioni e milioni di anni in cui c'era il vivente, ma noi, i signori della Terra, non c'eravamo. E poi, per almeno 3 milioni di anni, un periodo in cui l'uomo c'era, ma non eravamo noi, erano gli ominidi, che erano individui un po' umani, un po' bestie. Ora, diciamo, questa scoperta della preistoria precipita la modernità dentro una vertigine temporale. Ora andiamo a vedere l'arte del Paleolitico superiore. I primi rinvenimenti in generale appartengono all'arte mobiliare, cioè sono statuette, placchette, decorate, oggetti ornamentali. Il primo manufatto paleolitico che fu rinvenuto è questa incisione di due cerbiatte incise su un osso di renna. Siamo nel 1833. Siamo molto indietro nel tempo, non c'è ancora un quadro comprensivo di comprensibilità della preistoria, tant'è che allora ci fu molta incertezza sull'attribuzione, chi aveva fatto questa cosa. Alcuni pensarono ai Celti selvaggi, Poi però le cose cambiano, e qua vediamo un rinvenimento degli anni 60, molto importante, perché questo è un frammento di zanna di mammut con inciso un mammut. E qui gli equivoci non ci possono più essere. Questo significa che noi eravamo contemporanei agli animali estinti, eravamo contemporanei agli animali antidiluviani. Poi questi rinvenimenti via via si infittiscono, anche molto belli, anche molto raffinati, non abbiamo quel tempo. Però vi mostro solo questo splendido mammut con questa sintesi plastica straordinaria, e la parte terminale di un propulsore in corno di renna. E poi via via le Veneri, alla fine dell'Ottocento, vengono scoperte queste splendide statuette, minuscole statuette che si tengono nel palmo di una mano, a tutto tondo. Le ritroviamo nel Gravettiano, in un'area molto vasta, che va dall'Atlantico fino agli Urali. Hanno questi caratteri generosi, di forme generose, sono di scatopigia, spesso hanno il volto liscio, come il paio biondo, a volte hanno dei tratti del volto straordinariamente raffinati e delineati. Ora, come vennero interpretati alla fine dell'Ottocento questi rinvenimenti? Il primo paradigma interpretativo che si è presentato alla fine dell'Ottocento era il paradigma interpretativo dell'arte per l'arte, un paradigma che risente di un profondo equivoco. In che senso? Partendo da un corretto presupposto scientifico, che era quello dell'evoluzionismo, che allora si andava affermando, e a questo punto l'arte dell'origine non poteva che essere infantile. Quindi un gioco infantile, una dimensione ludica, priva di spessore simbolico,
priva di vera artisticità nei tempi, come passatempo, negli intervalli della caccia, negli intervalli della raccolta. Però poi le cose cambiano con la scoperta dell'arte parietale. L'arte parietale è l'arte dentro le grotte storiate, le grandi pitture, le grandi incisioni dentro le grotte istoriate. La prima grotta ad essere scoperta è la grotta di Altamira. Siamo nel 1879 e quindi questi dipinti straordinari di una maturità espressiva incredibile, di una freschezza, no? Tant'è che agli inizi la grotta di Altamira fu ritenuta un falso. Perché non stava, non era infantile, qua non siamo di fronte a una produzione infantile, no? Bene, riconosciuta l'autenticità. Nel 1902 invece viene riconosciuta dal mondo accademico l'autenticità di Altamira. E qua inizia una nuova storia, anche di tipo interpretativo, perché si abbandona il paradigma dell'arte per l'arte per un altro paradigma, anche oggi accantonato, bisogna dire, che è quello della magia della caccia, più complesso, più simbolico, più, diciamo, meno legato all'infanzia, se vogliamo. No? Venne riconosciuta nel 1902 con la famosa mea culpa di Cartelac, anche perché in questo periodo molte altre grotte vengono scoperte. Facciamo una carrellata molto rapida, la grotta di Pernambert, alla fine dell'Ottocento, nel 1901 una grotta splendida, la grotta di Fondegom con questi bisonti meravigliosi, opere veramente straordinarie. Poi abbiamo il Castiglio in Spagna nel 1903, poi nel 1906 la grotta di Io, poi nel 1922 la grotta di Pernambert. Ma questo in qualche modo per dare molto in sintesi, no? Un quadro, ecco, diciamo che in estrema sintesi questo è lo status della presenza di arte preistorica agli inizi del Novecento. Ora chiediamoci che tipo di conoscenza avevano gli artisti delle avanguardie di questa ricerca, di questo patrimonio straordinario che allora si andava scoprendo. Diciamo che dell'arte mobiliare, ma molti artisti avevano una conoscenza diretta, perché andavano a vedere le statuette, i musei. Si apre nel 1867 il museo di Bergamo di Napoleone III, il museo di Saint-Germain-en-Laye, un museo che poi nel 1904 acquisisce la collezione Piet, che ancora oggi la Salle Piet è il grande tempio, la Salle Piet con quelle venere di cui abbiamo parlato, con tutti questi manufatti straordinari. Peraltro devo dire che la Salle Piet è visitabile ancora oggi ed è rimasta identica a come era nel 1904 per volontà testamentaria di Piet. Quindi dicevamo una conoscenza per lo più diretta, mentre per quanto riguarda l'arte parietale non c'era una conoscenza diretta, c'era una conoscenza mediata. Gli artisti andranno a visitare le grotte più tardi, nel 1940. Nel 1940 si scopre la grotta di Lascaux, viene aperta nel 1948, gli artisti vanno a visitare la grotta di Lascaux, non solo vanno a visitare anche la grotta di Altamira, nasce nel 1944-45 una avanguardia, la escuela di Altamira, però qua siamo ormai nelle cosiddette seconde avanguardie, in questa isola dal nostro discorso, dal nostro ambito preso in analisi. Quindi dicevamo una conoscenza mediata. Una conoscenza mediata da che cosa? Una conoscenza mediata dalle restituzioni grafiche, dalle fotografie,
dalle restituzioni grafiche, dai rilievi, e in questa divulgazione dell'arte parietale un ruolo importantissimo ce l'ha Henri Breuil. Henri Breuil è uno dei più grandi studiosi di preistoria in assoluto. L'abate Breuil l'ha chiamato il papa della preistoria. Henri Breuil però non è soltanto un grandissimo maestro degli studi preistorici. Henri Breuil fu un bravissimo disegnatore, a tratto, a brello, a pastello, e ci lascia una straordinaria base documentaria dell'arte parietale, straordinaria base documentaria. E questi artisti conoscevano da una parte le pubblicazioni, diciamo, o a questa pubblicazione del 6 sulla grotta di Altamira, con le restituzioni grafiche a pastello, in questo caso di Breuil, e poi nel 10 un'altra pubblicazione straordinaria sulla grotta di Fondogol, sono splendidi questi libri, sono libri veramente splendidi, produzioni che certamente oggi non hanno più quell'attendibilità scientifica che allora si riteneva, perché oggi i criteri, diciamo, di istituzione sono diversi, però certamente è un lavoro straordinario, straordinario. Scusate, della grotta di della caverna di Fondogol, della grotta di Fondogol, bellissime, di voi. Però dicevo, la cosa più interessante per la nostra riflessione è che in realtà questi artisti d'avanguardia conoscevano l'arte parietale attraverso le grandi riviste parigine dell'avanguardia. Sono proprio le grandi riviste illustrate che promuovevano l'avanguardia, che pubblicavano le opere di Braque, di Matisse, di Klee, di Miró, di Brancusi, di Legini, di via via, che ospitano ampi studi, ampi, diciamo, immagini dell'arte preistorica. Possiamo parlare di tutte queste riviste, vediamone solo una, che è Cahiers d'Art. Cahiers d'Art inizia a uscire nel 1926 e proprio nel primo numero di Cahiers d'Art abbiamo un breve articolo sulla pittura dei tempi preistorici, di nuovo con delle immagini di Breuil, con delle restituzioni di Breuil. Sempre su Cahiers d'Art, che voi andiamo un po' a vedere, nel 1930, numero 8-9, c'è un bellissimo articolo di Breuil sull'arte rupestre africana. Sono numeri, quelli del 1930, quasi totalmente dedicati all'Africa, totalmente dedicati all'Africa, all'arte rupestre e all'arte parietale. Dicevo, un lunghissimo articolo di Breuil, dove Breuil non solo espone alcune riflessioni sull'arte rupestre, ma arricchisce con una grandissima panoramica dell'industria ittica. Non abbiamo parlato, ma anche dell'industria ittica, i manufatti ittici certamente suggestionano in maniera molto profonda le nostre avanguardie. Proseguiamo rapidamente con il Cahiers d'Art. Ecco, anche qui, sempre nel 1930, loro possono vedere in questo articolo, in questo studio, alcune figure femminili che sono neolitiche e protostoriche, ma anche la Venere di Despug, di cui parleremo, la Venere di Willendorf, e anche la nostra Venere di Savignano, la nostra Venere paleolitica scoperta negli anni 20. Non solo l'arte paleolitica, ma anche l'arte rupestre, sempre nel 30, sentenza c'è. L'arte rupestre è l'arte all'aperto, mentre l'arte parietale è l'arte dentro le grotte. L'arte rupestre, certo, c'è dell'arte rupestre anche nel paleolitico, ma pochissima. L'arte rupestre è successiva, è sempre preistorica, ma è neolitica, diciamo, protostorica. In queste riviste c'è un'enorme attenzione anche all'arte rupestre. Qua abbiamo uno scritto di Frobenius. Frobenius era uno dei massimi studiosi di arte rupestre, non solo africana, e anche Frobenius, quando andava nelle sue missioni di studio dell'arte rupestre,
aveva sempre a seguito dei bravi pittori, o meglio, delle bravissime pittrici, e qui di nuovo tutti i rilievi, e qui di nuovo tutti gli elementi che vengono mostrati, che vengono pubblicati, che vengono pubblicati. Non solo le riviste, ma anche le mostre. A Parigi e a Londra si tengono delle mostre con le rivoluzioni, con varie posizioni paralitiche di arti rupestre. Ricordiamo che i luoghi in cui si tengono queste mostre di arte preistorica sono gli stessi in cui espongono le avanguardie, sono gli stessi luoghi. E poi, prima abbiamo visto anche in Spagna, e poi a Roma, il Tempio dell'Arte Contemporanea, nel 1937, dedica una mostra all'arte rupestre, all'arte preistorica, di nuovo con immagini, illustrazioni, rilevamenti, rilievi, rilievi dell'arte preistorica, dell'arte rupestre. Ora chiediamoci, queste immagini effettivamente che influsso hanno gli artisti dell'avanguardia? Qual è il rapporto degli artisti dell'avanguardia con questo patrimonio? Certamente alcuni grandi artisti dell'avanguardia fanno delle copie. Copiano l'arte preistorica, soprattutto l'arte mobiliare. Ora, qua vediamo Rimbaud, Bonnard, Giacometti adorava l'arte paleolitica, l'arte preistorica. Perché fare delle copie? Ma certamente si potrebbe pensare, perché fare le copie in fondo è un'operazione d'accademia, no? È la formazione dell'accademia. C'erano le copie dei calchi dell'arte classica, della statuaria greca, della statuaria romana. Allora si potrebbe pensare che qui c'era la volontà di porre queste piccole statuette sullo stesso livello artistico della grande statuaria classica, cosa che io condivido. Però a mio avviso non è tanto questo, nel senso che fare delle copie ha anche un altro significato. Fare delle copie implica porsi in un rapporto di empatia molto forte con ciò che si copia. Quindi vorrei fare un esempio, pensiamo alla Banca Monica, quando si vanno a fare i rilevamenti delle nostre incisioni di rupestri. Le ore che si passano a ripassare, a trasferire su lucido, è un lavoro molto pesante, devo dire che io e la nostra Ida Maiani ne sappiamo qualcosa, però è una, diciamo, pratica molto emozionale che non vale sul piano scientifico, perché sul piano scientifico conta la correttezza dell'allievo, no? Però sul piano individuale indubbiamente crea un rapporto di fortissima empatia. Pensiamo poi agli artisti, no? Quando a fare questo tipo di lavoro sono degli artisti. Però al di là della copia, al di là di questi rapporti di empatia, qual è effettivamente nelle opere degli artisti dell'avanguardia la suggestione, la fascinazione, come emerge negli artisti dell'avanguardia? Ora noi qua potremmo fare dei raffronti tra opere preistoriche e opere d'avanguardia sulla base della somiglianza. Però è in qualche modo un lavoro non corretto, perché a mio avviso non è la somiglianza a giocare in questo rapporto, nel senso che a mio avviso l'arte preistorica funziona come una sorta di campo magnetico della sensibilità che attrae le forme dell'espressione artistica delle avanguardie verso l'arte delle origini, creando dei corticircuiti. Non è la somiglianza, è un rapporto giocato su una sorta di forza evocativa. Abbiamo anche delle opere di artisti dell'avanguardia che non assomigliano a quelle preistoriche, però lo studio di preistoria coglie questa, diciamo, magnetica forza di risonanza emozionale. È più sul piano delle affinità, diciamo,
elettive che non sul piano della rassomiglianza formale. C'è una sorta quasi di cortocircuito che è anche inquietante, nel senso che a mio avviso questa relazione che azzera una temporalità così profonda è perturbante, proprio come intendeva Freud il perturbante nel suo saggio, no? Il saggio di Freud è un anliche, anliche vuol dire familiare, non nella relazione, il non familiare, familiare no, è l'aspetto straniante che c'è dentro la familiarità, è l'aspetto, se vogliamo, non addomesticabile della familiarità, quindi in fondo di profonda, a mio avviso, inquietudine in questo rapporto. A questo punto facciamo una rapida panoramica e partiamo da Picasso. Partiamo da Picasso, che gli si attribuisce questa espressione: non abbiamo inventato niente dopo Altamira tutto decadenza. Non è detto che l'abbia detto, però può anche averlo detto. Di fatto Picasso, come lo sanno, è molto noto, fu molto suggestionato da Altamira, i bisonti di Altamira, il toro di Picasso, che Picasso riprende in modo naturalistico, in modo schematizzato, certamente è molto forte questa suggestione. Ma non solo, pensiamo invece a un'altra opera molto interessante, devo dire, certamente per ragioni che adesso andremo a analizzare, l'opera più amata dell'arte mobiliare, più amata a mio avviso dagli artisti d'avanguardia, che è La Venere di Lespugue. Ora, La Venere di Lespugue ha una strana storia, nel senso che è in corsa in un incidente di scavo. Quando fu rinvenuta, chi la portò alla luce in maniera certamente non intenzionale, con un colpo maldestro di piccone, e la fratturò, venuta alla luce fratturata. E questa frattura della vedere di rispetto non intenzionale mi ha fatto assumere una fisionomia incredibilmente futurista. Nel senso che la nostra Venere di Lespugue si, in qualche modo, potremmo dire, si inserisce pienamente nel gusto cubista del tempo. Tant'è che Picasso aveva nel suo studio due copie, una copia della Venere di Lespugue con l'incidente di scavo e questa, la replica, non danneggiata, ma gli artisti periodo, cioè, amavano la nostra Venere in corsa in un incidente di scavo. Non solo Picasso, pensiamo a un altro grande artista dell'avanguardia, forse un po' meno noto, che è Antoine Bisner, e se noi vediamo questo torso e lo avviciniamo alla Venere di Lespugue, ecco, questo io intendo, per campo magnetico di attrazione della sensibilità, c'è una vicinanza, c'è una correlazione indubbia. Sempre Antoine Bisner, la danseuse, che noi possiamo avvicinare alla nostra Venere Grimaldi, detta la Losanga. Tra l'altro vorrei ricordare che negli anni 60 poi sarà un altro grandissimo preistorico, che è il Rouen, che vedrà proprio uno stilema compositivo nelle Venere gravettiane che possono essere inserite, non tutte, in un cerchio e in una losanga. Però non solo la Venere di Lespugue, un'altra Venere ha molto suggestionato i nostri artisti, questa è che è stata la prima rinvenuta nell'Ottocento, la cosiddetta Venere impudica, e qua vediamo il nostro Alexander Archipelico, il torso del 1914. Però se noi scorriamo sempre Archipelico in un'opera successiva, che è del Cino del 38, con queste forme sinuose, e qui l'ho accostata a una Venere tardo, alle Venere tardo magdaleniane dello stile diverse, questa non era ancora stata scoperta, però anche qui a mio avviso, proprio per dire di questa attrazione quasi sotter-
conoscevamo anche Giacometti, con questa suggestione della nostra Venere impudica. Proseguiamo, arrivato un po' rapida, sempre Giacometti, un'opera molto bella, molto importante di Giacometti, La palla sospesa, 30, e io vedo questa palla sospesa, ho fotografato una gola e un manufatto antico, insomma, certamente anche qui l'attrazione, il campo magnetico di attrazione delle forme. Sempre Giacometti, la mano, questa è successiva, è un'opera del 47, ma la mano aperta, e come loro sanno la mano è onnipresente sia nell'arte parietale che nell'arte rupestre. La mano, Mevrouw, questo ritratto con la mano, positivo sul corpo, sempre nel Ray, sempre la mano, ogni presente nella preistoria. E poi parliamo di un grandissimo fotografo che è Vasari. Vasari è uno dei più grandi fotografi del Novecento. Ecco, Vasari, qua siamo nel 1933, questo lo tratte da un articolo pubblicato su una rivista d'avanguardia, che non aveva parlato, una rivista importante, tra l'altro questa è il Minotauro, il Minotaur, voluta da Breton, una rivista surrealista, e qua il nostro Brassai che va a fotografare, diciamo, come un archeologo metropolitano, gli oggetti della città di Parigi. Ma più interessante, a mio avviso, di Brassai, più interessanti, sono i graffiti, i muri che prendono la parola. Negli anni 30 Vasari inizia a fotografare i graffiti, soprattutto dei quartieri popolari, i graffiti delle fabbriche, e sono parecchi, sono molto belli. Qua tra l'altro mi ho avvicinato uno a un'incisione rubare del periodo ignaziano. Vasari pubblica sempre su Minotaur un articolo, a mio avviso, molto interessante, dalla parete delle caverne alle pareti delle fabbriche, dove lui sostiene che ormai la natura non esiste più, nelle caverne c'è la natura, nel mondo metropolitano la natura non c'è più, e a questo punto sono proprio queste espressioni dei muri metropolitani che riprendono lo stesso spirito dell'arte preistorica, e lui sottolinea, mi dispiace che qua non si legga, l'aspetto, se vogliamo, anche di angoscia di questa operazione. Sono muri che parlano di vita e di morte, c'è la stessa angoscia che lui individua nell'arte paradare. Che con questo l'Urch è una parola inventata da Klee, nel senso che è un insieme di suoni che ricordano i buoni primigeni di origini, che ho anche Klee, o Braque, la fascinazione di Braque per questo caos di incisioni che caratterizzano molte incisioni parietali, paleolitiche, e Matisse con questo torso, il quale l'ho avvicinato. Certo, qua c'è della rassomiglianza, ma non è il piano della rassomiglianza con la Venere di Sirodriglia. Brancusi, faccio una carrellata molto rapida. Mi fermo solo su questa opera di Amédée Ozenfant, perché è un'opera molto interessante, molto particolare. Qua Ozenfant è già nella sua fase purista, nasce cubista, poi purista. Ora, questa opera, adesso io non so se la critica l'abbia già individuato, ma è un'opera citazionista in questo caso. Perché è un'opera citazionista? È la grotta delle Bagnanti. Loro qua possono vedere sulla sinistra questa figura sotto una cascata che si guarda in una pozza d'acqua, e qua l'ho accostata a una delle immagini più enigmatiche della preistoria. Un bassorilievo, la cosiddetta carta da gioco, una delle figure più strane. Sono state fatte moltissime ipotesi su questa sorta di sdoppiamento, e oggi forse l'ipotesi prevalente,
tratti di una scena di accoppiamento o di una scena di parto. Però poi invece c'è un'altra ipotesi, a mio avviso molto molto affascinante, che si tratti di una figura femminile che si specchia nell'acqua, tant'è che la parte inferiore è tratteggiata in maniera più sottile. E qua abbiamo una immagine che riprende questa ipotesi interpretativa, quindi molto interessante per questo. Ci arriviamo alle conclusioni. Il futurismo. Ora, il futurismo è stata una grandissima avanguardia, importantissima a livello internazionale. Però nel futurismo, nell'ansia della sua critica al passatismo, non c'era spazio per una suggestione del passato remoto. Il futurismo è lontanissimo, per molti aspetti, da queste suggestioni. Tant'è che poi, se andiamo a vedere le nostre avanguardie, è un percorso un po' particolare. Dopo la Prima Guerra Mondiale, certo che il futurismo prosegue con tutta la sua ricchezza di espressione, ma c'è anche una reazione al futurismo. C'è i plastici, c'è il ritorno all'ordine, c'è la metafisica di De Chirico, ed è semmai De Chirico che ritorna a questa forma di fascinazione delle origini. De Chirico che dice: meglio essere originali che originali. È una critica al futurismo. De Chirico che dice di se stesso: pictor classicus sum. Però De Chirico nella classicità inserisce anche la preistoria, no? Non è soltanto il mondo greco, non è soltanto il mondo latino. De Chirico riteneva che in fondo i grandi artisti della preistoria fossero una sorta di sciamani, di oracoli, di veggenti, no? Quindi c'era una forte ripresa, una forte fascinazione del preistorico. De Chirico che scrive un saggio sulla preistoria, sul senso della preistoria, lo scrive in francese. Però ecco, io devo dire che anni fa, molti anni fa, una trentina di anni fa, avevo pubblicato un libro, un libretto sul futurismo, intitolato Dal futurismo al realismo magico, dove non avevo visto proprio nulla di futurismo, del futurismo, di ripresa delle origini. Però in effetti, a mio avviso, e poi un po' alle conclusioni, almeno due cose sul futurismo le possiamo dire. Allora, da una parte, il futurismo che in modo molto provocatorio afferma di voler distruggere i musei. No? Allora, che cosa c'è in questa volontà di distruzione dei musei? Che chiaramente è una provocazione, qualcuno mai andassero a distruggere i musei. C'è in qualche modo l'idea che l'arte non possa essere relegata all'interno di un luogo chiuso. C'è una spinta totalizzante molto forte nell'arte futurista. C'è un'idea di un'arte capace di interessare tutta la gamma della sensibilità sulla ricostruzione dell'universo. Ora, in questa critica all'arte e alla mentalità del cavalletto, e certo si avvicina all'arte preistorica, perché l'arte preistorica, l'arte delle grotte, non è una pinacoteca, scende l'altro aspetto, a mio avviso, è una cosa che possiamo sapere solo oggi, dagli studi recenti, nel senso che oggi ci sono studi molto interessanti che hanno individuato nell'arte parietale una intenzionale ricerca del movimento, una grande ricerca del movimento, anche del movimento simultaneo, e la ricerca del movimento è un aspetto caratteristico del futurismo. Anche qua che sono gli studi di Marc Azéma, ricerca di studi di Marc Azéma. E a questo punto, prima di concludere, soltanto ricordo una bellissima mostra, una mostra che è stata fatta quest'estate a Parigi, a Centre Pompidou, un enigma moderno, una mostra che ha trattato questo tema, la fascinazione dell'arte preistorica nei contemporanei, una mostra che è arrivata fino alla nostra contemporaneità stretta, una
una mostra con uno splendido catalogo curato da Cécile de Breda, Rémi Labruce e Maria Stavnaschini, bellissima, una mostra veramente straordinaria. Noi ci siamo limitati invece alla prima avanguardia. E qua arriviamo alle conclusioni. Che dire dopo questa panoramica dell'arte preistorica, del suo rapporto con le avanguardie? Ma certamente io credo che oggi ci sia una consapevolezza, che è quella che l'arte, la storia dell'arte, non ha 4.000 anni, la storia dell'arte di anni ne ha almeno 40.000, non solo, ma i grandi artisti politici hanno sperimentato tutte le potenzialità artistiche, sia pittoriche che plastiche, è un'arte straordinaria. Però gli artisti paleolitici vivevano nel Pleistocene, in un periodo in cui la natura, il rapporto uomo-natura era profondamente diverso dal rapporto attuale. L'uomo paleolitico era immerso nella natura. L'uomo paleolitico viveva in una rete di consonanze col mondo naturale. L'uomo paleolitico si sentiva una parte integrante del mondo naturale. Questa era evidente, noi non sappiamo, noi, la nostra sensibilità è molto vicina all'arte paleolitica, ma noi siamo molto lontani dall'averne compreso il significato. Però se una cosa riusciamo a comprendere è questa immersione nel contesto naturale. Noi oggi viviamo in un'altra epoca, noi oggi viviamo nell'antropocene. Cos'è questo antropocene che ci tocca di vivere? È un periodo in cui noi, l'uomo, rischia di distruggere la cultura, in cui l'uomo sta distruggendo gli esseri animati, in cui l'uomo sta distruggendo se stesso. E io credo che una maggiore consapevolezza delle nostre origini paleolitiche, compresa anche una consapevolezza di quel periodo remoto in cui la vita sulla Terra non c'era, in quel periodo remoto in cui dominava l'inorganico e in cui noi rischiamo di cadere, di scivolare. Ecco, io credo che una maggiore consapevolezza delle origini possa prospettare delle potenzialità di un'inversione di tendenza che scongiuri la caduta nella catastrofe dell'antropocene. Ho finito, grazie. Per la caccia è piuttosto accantonata, anzi decisamente accantonata, però è stato molto molto evidente, nel senso che c'è una discrepanza molto forte tra gli animali cacciati e gli animali raffigurati. Il pantheon degli animali raffigurati è molto più ampio, il problema che resta da capire a mio avviso, perché l'uomo delle origini, l'uomo paleolitico, aveva delle renne nello stomaco, in testa, dipingeva gli animali aggressivi, noi non andavamo a caccia di leoni, no? Quindi questa discrepanza è molto molto forte, molto molto forte. Che ipotesi si possono fare oggi? Partiamo da una considerazione: ogni ipotesi che noi facciamo sul senso dell'arte paleolitica è un assoluto azzardo, tanto che ci sono delle linee di ricerca che a questo punto dicono che è assolutamente inutile avanzare delle ipotesi, che il compito dello studioso di preistoria è catalogare, datare correttamente, basta, perché qualsiasi ipotesi risente della nostra mentalità. Ma in realtà io devo dire che da una parte condivido, no, questa estrema diciamo perplessità sulle ipotesi, anche perché poi le ipotesi che si sono sviluppate nel corso del secolo scorso, c'è una grande ipotesi, ad esempio che l'ipotesi di Levallois-Perret, che vedeva nel bisonte, nel cavallo,
una sorta di elemento, diciamo, di binario maschile e femminile, e che ha fatto un straordinario lavoro di ricerca in chiave strutturalista, cioè che ha risentito del clima strutturalista del suo tempo, no? E anche altre ipotesi, anche l'ipotesi totemica. Ecco, l'ipotesi totemica, il totem, oggi è abbastanza, che questi animali raffigurassero delle figure totemiche. Solo è troppo ampio questo pantheon, no? Per pensare in questa direzione. Anche l'ipotesi totemica di seguito della mentalità del tempo che è espressa. Oggi ci sono poche ipotesi, devo dire che oggi l'ipotesi dominante è certo dominante, insomma, anche con la topica, un aspetto di polemiche, diciamo, molto aspre, è l'ipotesi sciamanica, che in realtà queste raffigurazioni fossero legate a pratiche sciamaniche. È un'ipotesi molto suggestiva. Io devo dire che ricordo quando proprio inizialmente fu elaborata da alcuni studiosi, se ne è parlato a lungo. Io sono stata molto affascinata da questa ipotesi sciamanica, peraltro qua non abbiamo parlato di un aspetto, che questa arte paleolitica, che è prevalentemente animalistica, però accompagnata anche da stranissimi segni enigmatici, no? Ecco. Anzi, i segni non figurativi, che non hanno riscontro, no? Con la percezione, sono maggiori rispetto alle stesse immagini animalistiche. E alcuni hanno anche avanzato l'idea che si trattasse di fosfemi, una sorta di allucinazione, si andava nelle grotte per avere queste allucinazioni e poi, no, per dipingere. E poi intorno alle ipotesi sciamaniche ci sono vari, diciamo, percorsi. Io oggi devo dire che sono piuttosto interessata, ritengo molto interessante rispetto a molti anni fa, ho molte cautele. Poi ISO, ecco, un'altra cosa che io però voglio dire è che secondo me un'ipotesi non può riguardare una singola capire perché quel leone, perché quel elfo. Semmai è un quadro complessivo, concettuale, in cui possiamo inserire anche l'ipotesi sciamanica elaborata da Jean Claude in maniera più raffinata, diciamo, possiamo dire questo è uno sciamano, no? Possiamo in qualche modo vedere uno sciamanesimo concettuale complessivo. Ma la mia idea, che non riguarda tanto soltanto l'arte paleolitica, che ogni forma d'arte, ogni forma simbolica, in qualche modo abbia a che vedere con un elemento che caratterizza la nostra vita psichica. E io credo che un elemento che caratterizza la nostra vita psichica è l'angoscia della fine definitiva della vita. Non tanto la nostra, umana, ma in generale. Io credo che un aspetto specifico nostro sia proprio questo. Certo, gli animali sentono l'avvertimento della morte. Io ritengo che nell'uomo il senso del morire sia un elemento anche dissestante sul piano sociale, che esige un superamento, perché se no non si costituirebbe la società. E io ritengo che tutte le forme simboliche, anche la religione, l'arte, siano delle straordinarie strategie per controllare, per controllare, no? Questa angoscia di morte. Perché sono arrivata a questa conclusione? Perché in effetti questa arte paleolitica è un'arte, quando dicevo gli studi di Azéma, che sono interessantissimi, c'è del movimento, c'è un movimento straordinario. Scendi in una grotta istoriata, vedete queste immagini, si muovono. Però questo movimento è un movimento paradossale, nel senso che gli animali si muovono ma stanno sempre lì, no? Ed è un movimento, a mio avviso, in qualche modo che dà, cioè, lo stesso, prima ancora di dipingerli, probabilmente questi vedevano gli animali nelle configurazioni naturali, no? Ed è in qualche modo una matrice, questa immobilità, questo movimento statico, può diventare una sorta quasi di matrice generativa della vita, che è la grotta racchiuda, la sorgente generativa della vita. Ecco, io questo ritengo, insomma, no, questa è un po' la mia ipotesi, poi io elaboro in maniera. Questo funziona per le grotte che hanno questa capacità. Comunque in
generale, io penso che l'arte sia una grande protesta nei confronti di qualcosa che per noi è sostanzialmente, a mio avviso, inaccettabile, la fine del vivente, la fine del vivente. E a mio avviso anche nelle avanguardie c'è dell'angoscia, anche nella scoperta della preistoria. Abbiamo scoperto che per milioni d'anni il vivente non c'era sulla Terra, oggi rischiamo di creare con l'antropocene una situazione di regressione di questo tipo, non c'è una cosa profonda. Una cosa che non ho detto, che però vorrei dire, io credo che l'arte sia autonoma rispetto alla morale, rispetto all'economia della società, sia autonoma. Però io credo che gli artisti siano dei sismografi estremamente sensibili delle oscillazioni sociali e che quindi proprio l'arte sia una espressione anche di questa angoscia profonda che io vedo anche nell'arte dell'avanguardia. No? Ecco. Scusi, sì. Vorrei chiedere una cosa, l'evoluzione dell'arte presto, dalle origini, diciamo, fino l'Olimpico, ancora poi dopo c'è il protostorico. Sì, però c'è stata un'evoluzione nel tratto, nella... Sì, allora... scusi, per la stessa evoluzione che c'è stata nell'arte pittorica moderna, nel senso che sono partiti dall'incisione appena... No, allora, cioè, le rispondo. Io mi occupo di arte paleolitica, più il politico secondo me è già fuori dalla preistoria, è un'altra cosa, la vera preistoria è l'arte paleolitica. Il paleolitico è un periodo che dura moltissimo. Però c'era anche un senso della temporalità molto diverso rispetto da quello attuale. Noi viviamo nel mondo storico che è un mondo dell'accelerazione temporale, la temporalità preistorica aveva altri ritmi. Comunque per quanto, cioè, effettivamente la sua domanda è molto interessante, perché ad esempio Breville riteneva che all'inizio ci fossero così dei segni caotici che poi via via... Non è così, non è così, nel senso che noi troviamo anche nelle fasi tarde del Paleolitico, del Magdaleniano, dei segni molto simili a quelli che troviamo negli Aurignaziani, all'inizio. Certamente cambiano gli stili, ci sono anche poi degli stili originali. Diciamo che l'arte paleolitica è complessivamente un'arte abbastanza unitaria, nel senso che sono le stesse raffigurazioni, sempre la fortemente animalistiche con questi segni aniconici di accompagnamento, quindi c'è un continuum molto forte. Poi all'interno insomma, di questo continuum certamente ci sono degli stili differenti, però anche qui relativamente, nel senso che io ricordo quando la grotta Chauvet era stata scoperta nel 1994, la grotta Chauvet oggi è datata bene, è una grotta aurignaziana datata 37.000 anni fa, ma ci fu una grandissima polemica, perché alcuni dissero no, questo è uno stile magdaleniano, quindi non può essere aurignaziana. In realtà, diciamo, la individuazione stilistica può creare molti equivoci. Questo non significa che non ci siano delle differenziazioni. Per esempio, nelle Veneri che abbiamo visto, questo carattere delle Veneri stetopige sono tipiche di un periodo del Gravettiano. Poi se andiamo a vedere il Magdaleniano, il tardo Magdaleniano, hanno spesso dei caratteri diversi, del pentaglio, quel pentaglio che io ho mostrato vicino a un'opera di Archipelico, è tarda il tardo Magdaleniano. Però in effetti no, pensi appunto alla Chauvet, la grotta Chauvet, sono fra le prime immagini che noi conosciamo, le più antiche in assoluto, adesso stiamo parlando dell'area franco-cantabrica, poi adesso ci sono altre scoperte, anche nelle Borne, in altri luoghi, però qua abbiamo già una maturità espressiva che è straordinaria. La grotta Chauvet non solo una maturità espressiva, ma una cosa molto interessante della Chauvet è che c'è proprio anche un progetto organizzativo parietale molto elaborato. Poi ripeto, noi in genere siamo così avvezzi, proprio la nostra mentalità da cavalletto, a far vedere queste immagini, no?
ma in realtà la grotta è un'altra cosa, la grotta non è una pinacoteca, no? Nella grotta c'è l'ombra, si procede nel buio, ogni passo con la torcia segna il confine tra il visibile e l'invisibile, quindi è un po' un'altra questione, no? Dentro. Però ripeto, anche questo problema che Breuil aveva, anche altri, di una evoluzione, se mai c'era una modificazione relativa di stili, ma io ritengo che le forme simboliche non abbiano evoluzione, non c'è evoluzione, no. Non credo che la Cappella Sistina sia evoluta rispetto. Poi ripeto, l'arte paleolitica ha sperimentato tutta la gamma di possibilità di espressione artistica, anche la ceramica, sia ben chiaro, perché la Venere in torno ai vestoni c'era una Venere modellata e fatta in un fuoco. Anche l'astratta. È l'astratta, i segni. Hai visto quello? Io ho mostrato uno solo del Castiglio. Certo, cioè, questi sono punti. C'è, per esempio, nel Palascolo, in mezzo a un'immagine animalistica, una vacca di Lascaux, c'è un quadrato con vari colori, ricorda Mondrian, cioè se io tolgo il mostro, Mondrian, no? Questo quadrato di cui non sappiamo, alcuni dicono una trappola, cioè qua ci sono tutte le varie interpretazioni. C'era forse l'esigenza di esprimere in un altro modo quello che volevano rappresentare, cioè in un modo stilizzato, in un modo... Beh, c'è anche una cosa molto interessante, che c'è una discrepanza tra la raffigurazione degli animali, che per lo più è naturalistica, gli animali sono riconoscibili, addirittura anche con dei particolari, le fosse lacrimali della renna, cioè incredibile, e la raffigurazione che l'uomo ha fatto di se stesso. Noi abbiamo delle raffigurazioni di noi stessi che hanno un altro stile, molto schematico, quasi grottesco. Sembra davvero un... ma anche nel Pozzo di Lascaux, non so se avranno in mente il Pozzo di Lascaux, uno dei più noti della Pozzo di Lascaux, da una parte c'è un bisonte naturalistico e dall'altra parte c'è un antropo zoomorfo tratteggiato con poche linee, con un volto da uccello, con le zampe, è un altro stile, però sono contemporanei, no? Per cui... Poi c'è anche da dire un'altra cosa, che nelle grotte le grotte non hanno una sola frequentazione, ci sono varie fasi frequentative e gli artisti paleolitici andavano spesso a dipingere sulla stessa parete. Nelle grotte abbiamo delle pareti che sono assiepate di immagini e altre che sono vuote. E nelle fasi frequentative spesso ci sono fasi storiative diverse, anche lontane, molto lontane nel tempo. Tra l'Ottocento e i primi del Novecento, tutto questo concentramento di attenzione nel territorio francese per quello che riguarda le scoperte paleolitiche, ma anche la presenza delle colonie francesi, e cioè di una ricchezza, di una concentrazione di cultura che cresce grazie a un momento felice finanziariamente, collegato alle scoperte, non alle scoperte, agli studi della psicanalisi di Freud, della lettura della, diciamo, della interiorità dell'immagine, e che può essere legata anche all'espressione più attuale letta dagli artisti del primo Novecento, i quali si sentono in un certo senso sostenuti nella scomposizione e nell'andare al di là del bisogno di sconvolgere l'immagine tradizionale ottocentesca borghese, perché si sono scoperti sia la conoscenza dell'arte paleolitica, quanto un substrato culturale della filosofia,
velocità dovuta a questa nuova cultura che non era più statica, ma che aveva bisogno di esprimere la velocità e dunque la scomposizione. In questo periodo, a mio parere, si concentra tutto questo in quella zona che poi era privilegiata, la Francia. Era, intanto le aveva le grotte, noi ne abbiamo solo una piccola fascia ligure per quello che. Altra cosa che lei ha detto importantissima, e cioè il nostro destino che va verso la mancanza di fisicità, cosa che non ci permetterà di leggere come abbiamo potuto noi toccare, vedere questo aspetto reale, di questa espressione. Noi stiamo andando verso un linguaggio privo di fisicità. Sì, due parole proprio rapidissime. È verissimo, tant'è che io non mi sono soffermata sui surrealisti, ma importa. Freud è stato molto importante non per i suoi giudizi sull'arte, perché Freud amava la classicità. Freud, quando Freud, io avevo gli scritti poi sugli altri, Freud si è la parte più debole di Freud, però la complessità psichica indubbiamente che Freud ha evidenziato ha avuto un stimolo molto molto forte, Proteton per esempio, no? Ecco. Però quando gli artisti d'avanguardia andarono da Freud, i surrealisti dicendo tu sei il nostro padre ispiratore, poi si tirò indietro, dice no, assolutamente, io non volevo liberare l'esso, io volevo potenziare l'io, ecco, non liberare l'esso. C'è un po' l'equivoco, Freud è un classico, da certi punti di vista, però lui amava l'arte classica, quindi, però certamente la psicanalisi. Comunque la concentrazione di quel periodo è interessante. È straordinario.